Buonasera Dai. cari amici, buonasera cari amici, buonasera Stefano Scatena, psicologo e psicoterapeuta per rispondere alle vostre domande di scienza e psicologia. Questa sera con un ospite straordinario, uno dei più grandi psichiatri italiani, Valerio Rosso, per unire le nostre forze e per parlare di un problema enorme, la futura prima causa di disabilità nel mondo fra pochi anni, nel 2030. La depressione. Nessuno ne è immune, c'è tantissima disinformazione sulla depressione, però oggi uno psicoterapeuta con vent'anni di esperienza è il dottor Valerio Rosso, che non ha bisogno di presentazioni, a parlarvi di questi aspetti psicoterapeutici e psichiatrici nella lotta comune per la depressione. Bene, ciao Stefano, grazie davvero per ciao. essere insieme a me qui stasera. Quindi, diciamo, visto che siamo prevalentemente sui tuoi canali, sarai tu il conduttore. Io sono ben felice di essere eh, spremuto eh, da te e dai tuoi follower rispetto a domande e a qualunque altra cosa. Quindi, come è consueto nelle mie dirette, partite tranquillamente con le domande. Questa sera parleremo solo. Ed esclusivamente di questo argomento della depressione. Vi quindi le consuete domande che mi fate sui vaccini. Poi sarai te, Valerio, a scegliere le domande e ne parleremo insieme. <ride> daremo insieme, molto delle bene, risposte Stefano molto bene. sugli argomenti. Tanto tu puoi leggere la chat, è vero Valerio? Sì, io la vedo bene, possiamo anche metterla mh, entro certi limiti, al limite farla metterla in sovraimpressione. Ora vediamo se c'è qualcosa di interessante. Io te lo segnalo e te lo metto sotto, eh, Stefano? Innanzitutto, Valerio, per scaldare le numerose persone che ci ascoltano questa sera, partirei con il classico universitario, la definizione di depressione, perché c'è una confusione pazzesca, soprattutto mm. in questi ultimi anni. Sì, ehm, questo è un aspetto a cui tengo molto, tantissimo in realtà, perché eh, tu probabilmente lo sai perché hai tantissimi follower molto attivi, c'è tantissima gente che va da psicoterapeuti, psichiatri e anche un po' in generale i medici che si ritrovano ad uscire no? con magari delle terapie o dei progetti di terapia o degli psicofarmaci senza avere magari neanche avuto una diagnosi ok quindi con ehm, questo è un aspetto molto importante io ritengo che la psichiatria la salute mentale sia molto simile a quello che è qualunque altro ambito della salute, no? Quindi, se io voglio fare un buon lavoro, devo avere un'ipotesi diagnostica che poi col tempo verrà più o meno attesa o disattesa, che poi sostenga la migliore possibile terapia. E nella depressione, questa sera vediamo, non parleremo per nulla solo di psicofarmaci, ma poi tu sarai tu a parlarci dell'aspetto psicoterapeutico. Quindi, depressione mh, come, come disturbo, come malattia, ma anche depressioni varie, no? Che hanno. Qualche cosa di simile alla depressione, ma sono quadri diversi poi da quella che è la depressione maggiore, no? quella che il DSM ci dice essere la chiamiamola, vera malattia depressiva. No? Ci sono due, un paio di fatti, no? più che opinioni, che vanno dette sulla depressione, perché io sento dire che siamo tutti depressi, che tutta l'Italia poi dopo il COVID, no? ci sono... io ho sentito addirittura Galimberti, che è una persona che io stimo probabilmente la tirata, la tirata un po' lì in un'intervista con Montemagno, diceva una persona se non sbaglio su 5 o su 4 è depressa, insomma, non è esattamente così. Eh. L'Istituto Superiore della Sanità ci dice che eh, i sintomi di depressione, i sintomi, eh, non la malattia, nella, nella popolazione sono circa nel 6% della popolazione, quindi parliamo di 1 su 16%, eh. Invece l'Istat, che ha fatto l'ultima, diciamo, grande survey sulla depressione nel 2018, dice che la depressione maggiore, quindi la depressione come disturbo, riguarda circa il 5,4% della popolazione, ovvero 1 su 20. Eh. La depressione maggiore è qualcosa che va diagnosticato: è un disturbo, un'entità psicopatologica che va diagnosticato da persone che sappiano farlo, eh. quindi psicologi, psicoterapeuti, psichiatri. Anche alcuni medici sono, ad esempio molti neurologi, sono bravi a fare questo, no? Eh, cioè, diciamo, eh, no? l'importante è saperlo fare, ecco, questa è una cosa importante. Ovviamente sconsiglio di occuparsi di disturbi di eh, salute mentale a tutte quelle persone che non hanno una qualifica, eh, perché io vedo guru, santoni, naturopati, igienisti, sento tutti Counselor, insomma di tutti i tipi. Quindi è meglio che occuparsene siano psichiatri, psicologi e psicoterapeuti. Diciamo che secondo il DSM5 eh, la diagnosi di depressione è abbastanza chiara. Eh. Eh, abbiamo una serie di sintomi: nove. Sintomi principali, insomma, il classico umore depresso, la perita di interesse, eh, o, di, cambi del peso della persona, l'insonnia, l'ipersonia, insomma abbiamo tanti di questi sintomi, no? Eh, devono essercene almeno cinque, eh, su questi nove sintomi rappresentati, almeno, eh, non solo cinque, ma almeno cinque, che durano per un periodo di almeno due settimane, eh. Quindi la depressione, iniziamo da un primo punto importante di cui tu sicuramente Stefano avresti già parlato, non è essere tristi, eh. Assolutamente è, è una cosa un, completamente un... diversa, esatto. Esatto, questa è una cosa importante perché ormai la gente ha eh, silurato il termine tristezza no? e l'ha sostituito completamente con la parola depressione. No, mi lascia la fidanzata, sono depresso. Mi, mi, mi licenziano, sono depresso. Questo è un problema perché vi faccio un esempio banalmente. Se io vengo licenziato e inizio a dire che sono depresso, rischio di ottenere pillole invece che un nuovo lavoro magari? No? Oppure andare alla ricerca di un, di un welfare più equo no? nella nostra nazione. Quindi la depressione non è semplicemente la tristezza e non è una reazione semplicemente di tristezza a qualche cosa di brutto che ci è accaduto. Abbiamo delle aree sintomatologiche cliniche della depressione, no? quello che vi ho detto prima i vari sintomi racchiudono cinque aree principali che sono quella dell'umore, appunto, la tristezza, la perita di interesse eccetera, poi dei sintomi cognitivi che sono degli aspetti molto importanti, no? la maggior parte delle persone, eh, eh, molte persone addirittura esordiscono no? con carenza di focus, difficoltà a pensare bene, quindi con sintomi, addirittura eh, nell'anziano spessissimo la depressione esordisce prima ancora che con l'umore deflesso, no? con sintomi cognitivi. Poi abbiamo sintomi psicomotori, eh, quindi rallentamento, cambiamenti proprio nella nostra motricità e motilità. Poi i sintomi somato-vegetativi, che sono quelli molto importanti, fanno parte di tutte le somatizzazioni dell'alvo, l'andare di corpo, no? le, le somatizzazioni sul piano cardiovascolare, eccetera. E poi infine l'alterazione dei ritmi biologici, no? i circadiani, gli stagionali, tipici ad esempio della depressione stagionale appunto, no? Quindi quello è molto importante. Parlando di diagnosi, che questa è una cosa che sicuramente posso iniziare a fare io, è davvero importante eh, essere esperti eh, nella diagnosi della depressione perché ci sono molte altre patologie che mh, sono facilmente confondibili no? e addirittura a volte sovrappongono, no? si overlappano la depressione, queste sono rapidamente la distimia, quella che un tempo si chiamava distimia che adesso si chiama disturbo depressivo persistente, cioè sintomi attenuati che perdurano però da tanti anni. Per più di eh. due anni. Per più di due anni, grande Stefano, sono un pochino, è una diagnosi che se uno va in Liguria, io sono genovese, se uno va in Liguria, noi Liguri siamo davvero molto rappresentati come categoria di distimici, siamo brontoloni, no? insomma abbiamo questo aspetto, e non è semplicemente una battuta, è abbastanza vero. Un altro disturbo molto importante su cui vorrei dire due parole prima poi di passare nuovamente la palla a Stefano, è la questione del disturbo dell'adattamento. Eh? Tantissime depressioni. Io su questo punto batto, 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 perché la gente non lo capisce. che okay, io tantissimo, è vero? Eh? Perché tanti è uno medici dei motivi base... principali. È uno dei motivi principali che mi ha spinto anche per fare insieme. Perché la pensiamo allo stesso modo: c'è un enorme ah, eh, aumento di diagnosi di depressione anche tra colleghi e viene sottovalutata la diagnosi importantissima, chi mi segue lo sa, di disturbo dell'adattamento con umore depresso o con umore depresso e stato d'ansia misto o con alterazioni della condotta che sono molto simili alle depressione ma che poi non rispondono altrettanto bene per esempio ai farmaci e quindi vengono dati degli SSRI più comuni antidepressivi a persone che invece avrebbero più eh, benefici da una psicoterapia ad esempio di sostegno totalmente d'accordo tu io e te abbiamo avuto un ottimo incontro perché saremo un'ottima equipe di lavoro probabilmente sì probabilmente que sì. questo è vero eh, perché appunto molte persone poi rischiano di ottenere rispetto che strategie per stare meglio eh, supporto sostegno o addirittura maggiore equità sociale che è un aspetto molto importante perché noi è indubbio che viviamo in una società probabilmente la migliore eh, del della storia dell'uomo però ci sono ancora disequità. E ripeto, se una persona viene da me eh, perché ha avuto un lutto, eh, perché ha avuto una grave malattia, perché è stato licenziato, quindi ha avuto una forte eh, diciamo, carica di stress, eh, quindi qualche cosa che ha generato in lui una, 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 una tristezza, una difficoltà di far fronte a queste cose, una carenza di resilienza, di coping, che chiamano un po' come vuoi, ecco, bisogna stare molto attenti a capire se ci sono tutti gli altri elementi della depressione, no? perché arrivano persone che hanno magari solo questa lamentosità e questa forte carica di, di umore basso, deflesso, ma in realtà poi non hanno tutti gli altri aspetti psicologici. Neurovegetativi, psicosomatici, psicomotori, eccetera. Quindi, questo è un aspetto importante perché rischiate poi, appunto, di essere trattati con dei farmaci in situazioni che non si giovano così tanto perché dicevamo prima della diagnosi. E Stefano mi dice anch'io ci tengo tanto perché gli antidepressivi sono stati studiati per la depressione maggiore e per altri disturbi, come, ad esempio, non so, il panico, l'ansia generalizzata, eccetera. Quindi, io devo avere quella diagnosi perché l'antidepressivo serva, altrimenti aggiungo collateralità e eventualmente problemi a persone che ne hanno già sufficienza, che magari richiederebbero semplicemente di essere sostenuti per un certo periodo di tempo. Infatti io quando lavoro, io il CSM dove lavoro, eh, alla mia ASL, dico sempre che ci vorrebbero 10 psicologi, psicoterapeuti, per ogni psichiatra a mio parere, eh? e purtroppo non funziona così. Quindi l'importante è la diagnosi differenziale, quindi dicevo distemia di sopradelattamento, bipolarità, che è una depressione molto diversa dalla depressione maggiore. Eh? Quindi, e si fanno grandi casini, ragazzi, perché se io ho un disturbo bipolare e inizio a pompare con uno addirittura due antidepressivi. Quindi faccio eh, senza stabilizzarlo, senza usare altri farmaci. Questa persona, come Stefano sta facendo, switcha, Switch e va in orbita, e eh? quindi ha del, delle fasi euforiche dannose per il cervello che poi con difficoltà si riescono a recuperare, eh? diventano ogni volta peggiori. Eh? Quindi è importante diagnosticare, fare un'anamnesi, quindi è importante avere a che fare con un professionista che non stia con te 5 minuti prima di farti delle proposte terapeutiche, quali, quali essi siano, eh? psicoterapiche, eh, farmacologico, psicoeducative, qualunque cosa. Ci vuole una persona che abbia tempo da spendere, da investire sul paziente per... Avere effettivamente una diagnosi. Eh? Non so cosa ne pensi, Stefano, ma credo che probabilmente. Sono completamente d'accordo con te. Il mio approccio psicoterapeutico è molto sartoriale perché esistono veramente infinite depressioni. Eh, diciamo per ogni persona che prova questo tipo di, di malattia, questa sindrome. E è molto consueto vedere una difficoltà diagnostica da parte dei nostri colleghi. Quindi, spesso, anche quando io mi rivolgo ad uno psichiatra, per richiedere un aiuto farmacologico spesso non arriva mai una diagnosi precisa. Invece io sempre mi confronto con lo psichiatra sulla diagnosi, quindi io sono proprio un innamorato delle diagnosi, le ritengo molto importanti non per ossessione, ma perché a diagnosi diverse corrispondono protocolli diversi. Quindi un conto sono i protocolli psicoterapeutici verso i disturbi dell'adattamento o oggi specifici verso il burnout che è una, una, molto simile alla depressione ma con delle caratteristiche diverse, che, i, i quali per esempio i sintomi diminuiscono nel burnout rispetto eh, durante una vacanza, cosa che invece nella depressione normalmente maggiore, durante un, un episodio depressivo maggiore, peggiora, peggiorano i sintomi durante una vacanza, perché la persona esatto. non, ha, non, non ha la forza di affrontare il viaggio in treno, in aereo, affittare un albergo, mentre la persona con burnout sì ma fuori dalla vacanza i sintomi sono molto simili. Oppure non parliamo del disturbo dell'adattamento, dove la persona ha ehm, una risposta emozionale ai venti che possono accadere durante la giornata. Quindi la persona con disturbo dell'adattamento ha, diciamo, un umore, no, Valerio, più rispondente se c'è qualcosa di bello che accade. Una cena con gli amici, per esempio può portare una persona che ha un disturbo dell'adattamento con umore depresso a respirare e sentirsi tranquillo in quel momento, sereno quasi, mentre una persona che ha un episodio depressivo maggiore, moderato, sarà eh, indipendente diciamo, dagli eventi di fuori. E poi nel, nell'episodio depressivo, eh, in un disturbo depressivo maggiore, eh, c'è meno corrispondenza in generale con eventi di vita diciamo c'è una maggiore predisposizione genetica anche se non dobbiamo cadere nello spiegare come si faceva una volta la depressione maggiore tipicamente neurologica cioè di origine genetica primariamente e la depressione reattiva che invece era il modo con cui noi psicologi chiamavamo un po' il disturbo dell'adattamento una depressione che ha delle cause come possono essere un divorzio Particolarmente difficile o anche un figlio che va via di casa può provocare una depressione eh, eh, di tipo reattivo. Per esempio, adesso ho un paziente eh, che sto seguendo in questi giorni che ha un disturbo depressivo eh, di tipo disturbo dell'adattamento perché non si ritrova più nel suo eh, ambiente lavorativo. È uno, una persona grande che lavora con grande successo in una società informatica. Da tanto tempo ma hanno cambiato completamente il linguaggio di, programma di programmazione in quest'ultimo anno e lui è pieno di ragazzi più giovani che smanettano con questo nuovo linguaggio di programmazione e lui si è veramente ritrovato perso da punto di riferimento della sua equipe di lavoro si è ritrovato a chiedere aiuto ai più giovani perché non sa veramente che pesce prendere questo gli ricorda nella sua memoria traumatica Altre esperienze simili che ha avuto nel passato e ha reagito con questa forma di depressione reattiva in cui predomina il senso di colpa, la sensazione di non valere molto e così via. Ma vedo che abbiamo delle domande. Allora, eh, Stefano, io ne ho già tirata in mezzo una perché è una delle domande che più frequentemente mi vengono fatte. Non so eh, quello che riguarda anzi direi che probabilmente è un tuo follower che, che la fa, eh, perché dice stessualmente sviluppare, sì Maria, Maria sviluppare una depressione sì, sì. resistente alle terapie, quanto spesso accade, cosa fare in merito? Eh, questa è una domanda molto interessante, eh, su cui mi sento di dire qualche cosa. Assolutamente. Diciamo che la prima cosa da fare, ripeto nuovamente, è avere una buona diagnosi. Eh, quindi stiamo parlando di depressione maggiore oppure di depressione bipolare, eh, perché spesso le depressioni resistenti hanno a che vedere con la depressione bipolare. Nuovamente spesso le depressioni resistenti hanno a che vedere con comorbidità, eh, quindi una depressione di qualche genere insieme a un disturbo di personalità. O ancora abbiamo depressioni che recidivano in maniera molto pesante perché connesse a stili di vita molto molto disfunzionali. Un esempio banale è quello un'incapacità a gestire le sostanze d'abuso, un'incapacità a gestire le fonti di stress. Eh? Quindi raramente eh, esistono persone che utilizzano alcol in maniera continuativa e non così grave. Eh? Ci sono persone che ritengono normale bere due, tre, quattro bicchieri di vino al giorno. Ragazzi, non è normale. Eh? Due, tre bicchieri di vino al giorno non è normale. La dose migliore di alcol per l'OMS per tutte le società scientifiche della Terra è... 0. È zero, eh. non è nemmeno uno. Diciamo uno è la dose minima nei maschi, diciamo, di bicchieri di vino, sì. ma in realtà ormai è, è finita, quella era lì, nel senso, tutti è gli ultimi aggiornamenti io. gli aggiornamenti ci dicono "Ma uno, per carità, può bere anche uno, eh, per carità, ma sai che ti fa male uno". Eh? Non ti fa esatto. male. Zero. Come le sigarette. Eh. Non c'è. Esatto. Un giorno, ma il danno sarà uno. Ricordate, io ho seguito per una vita persone, non una, più di una, che si facevano ogni due o tre mesi un'iniezione di eroina. Ok? Non è vero che uno si fa un l'eroina e poi mai più. Ci sono persone che riescono a faticosamente, ve lo garantisco, no? come io faticosamente fumerei una sigaretta al giorno, Stefano, perché io sono un ex fumatore e, come tale, per me le sigarette è la criptonite. Eh? Io non posso, certo. non posso più toccare una sigaretta, okay? mentre se. In alcuni momenti non mi piace, ma un po' di alcol lo bevo alle feste. Poi bevi sto cazzo di prosecco io lo bevo. Ok, però non cer cerco di non berlo. Invece le sigarette non ne non le tocco neanche. Quindi dicevo sostanze di abuso come l'alcol, come la nicotina, come tutte le sostanze pro-infiammatorie, eh? perché ricordatevi che la depressione non ha un'eziologia solo genetica, ambientale, psicologica, eccetera, ma ha delle eziologie biologiche importanti. Una di queste sono quelle connesse allo stress, alcune trasformazioni dello stress, quindi da cortisolo si può arrivare... Ad altre cose adesso senza scendere nei particolari, e poi c'è quella connessa all'infiammazione. Cioè il fatto si è visto che il paziente depresso chiamiamolo vero, è il depresso maggiore, ha comunque le, i mediatori: i mediatori non solo neurono, neuronali, ma in tutto il corpo delle, della, delle eh, dell'infiammazione, quindi le cosiddette citochine che sono più alte. Eh. Ci sono tanti studiosi che, peraltro, molti sono italiani, vi consiglio di seguire Carmine Pariante, è eh, un nostro connazionale che sta lavorando a Londra, lui sta facendo uno studio strepitoso sugli aspetti eh, legati a infiammazione e depressione. Eh. Tant'è che alcune aziende stanno sviluppando per forme depressive resistenti addirittura degli antinfiammatori specifici. Eh. In futuro vedremo probabilmente anche questo. Nel presente cosa fare? Quindi una buona... Revisione diagnostica, primo punto. Secondo punto, valutare se le terapie sono state ovviamente date in rapporto alle linee guida. ok? Se io ho una depressione bipolare, vi garantisco che con gli antidepressivi otterrò o uno switch oppure peggioramento dell'irrequietezza, insonnia, ci saranno dei problemi. Eh? Quindi dare le giuste linee guida. In caso proprio di depressione gravissima, Grave, grave, quindi che una persona sta male, bloccata, è addirittura a rischio di vita per ideazione suicidaria, cose di questo genere. I presidi al momento più indicati, eh, ma ripeto, stiamo parlando di depressioni estreme, sono uno la chetamina, eh, che è una sostanza, un passato di abuso, adesso si utilizza in dovena, oppure in spray tramite l'eschetamina, eh, e si può utilizzare nei centri ospedalieri abilitati a questa cosa, e la seconda cosa, e questa Questo la dico così Questo ti, almeno... ti volevo chiedere, scusa se ti interrompo, eh, colgo l'occasione per chiederti appunto da psicoterapeuta a psichiatra come sta andando la cura molto promettente dello spravato, cioè appunto dell'eschetamina, a che punto siamo qui in Italia. Spiego a chi non lo sa che è appunto una molecola simile alla chetamina es chetamina, è l'antiomero, se non erro. E sì, non è, è una cura promettente, un antiomero. E quindi è una cura promettente sotto il nome di spravato, se non erro, negli Stati Uniti. Sì, 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 sì. E stavo sì, seguendo la cosa. A che punto è in Italia? Anche in Italia adesso è utilizzata? Sì, è, è disponibile, um, c'è stata un po' di di controversie legate allo spravato connesso al fatto che erano decenni che c'era la ketamina, eh, la cui funzione è esattamente la stessa. Eh, diciamo, è stato necessario per qualche ragione che uno un trial clinico fatto bene fosse fatto da un'azienda farmaceutica che giustamente ha fatto i suoi interessi e ha... Anzi direi quasi fortunatamente, fatto il trial clinico randomizzato per questa cosa, ma diciamo che erano tanti decenni che la chetamina veniva già usata prima per il PTSD, il disturbo post-traumatico, poi si è vista per la depressione, addirittura si è visto che è un farmaco salvavita, la chetamina in infusione, in dovena toglie in maniera immediata le idee suicidarie. Quindi probabilmente anche l'eschetamina adesso sulla fast lane per essere approvata per questa indicazione, chiamiamola salvavita. Ecco. In Italia, se uno vuole andare sul sicuro e sul tranquillo, più che la chetamina endovena, può utilizzare appunto l'eschetamina per via nasale. Sono tantissimi centri che la utilizzano, sono centri ospedalieri perché o centri di salute mentale abilitati perché richiedono un certo periodo di tempo dopo la somministrazione per vedere che il paziente non abbia fenomeni dissociativi troppo gravi, ma ripeto, non è niente di che, di che preoccuparsi rispetto chiaramente ai sintomi depressivi. Eh. C'è un trial clinico diagnostico che va fatto e comunque anche l'eschetamina o la ketamina vanno somministrate in corrispondenza anche di comunque un antidepressivo, chiamiamolo classico, che deve essere tenuto come basale, su cui so si sovrappone l'effetto della ketamina. Questo è il primo. Presidio. Il secondo presidio terapeutico molto controverso di cui la gente non sa niente e parla a vanvera completamente specialmente la terapia elettroconvulsivante el immagino esatto o terapia elettroconvulsivante che anche quello è un procedimento salvavita super sicuro fatto con le modalità con cui abbiamo oggi, quindi l'anestesia, con un anestesista e uno psichiatra che somministra la terapia, non ha molte altre indicazioni, adesso ha l'indicazione alla terapia della depressione grave, dell'ideazione suicidaria e, ricordate, anche della depressione grave in gravidanza, dove non puoi dare farmaci per, per non danneggiare chiaramente il prodotto e il concepimento. L'elettroshock è comunque una, un presidio molto utile queste poche indicazioni ma molto sicure, molto, molto consolidate nella letteratura internazionale, la gente non sa nulla e parla a vanvera sull'elettroshock. C'è cioè, stato un battage pubblicitario ma ha ah, ah, in realtà una, una radice storica no? questo preconcetto, perché in passato l'elettroshock è stato usato malissimo, non male, eh? lo usavano totalmente a, a, a ad cazzum, come si dice, su patologie che non c'entravano nulla, eh, non come avviene nei film horror per carità, però ad esempio nella schizofrenia normale non ha indicazioni. Nella schizofrenia catatonica sì. Eh, diciamo è stato usato male. È stato, si è visto che in alcuni casi funzionava molto bene, quindi poi è stato utilizzato a tappeto con voltaggi che adesso sono molto inferiori. Alle volte purtroppo non usando l'anestesia la, eh, la, generale e la curarizzazione. Quindi ha lasciato ovviamente un grosso trauma no? nella, nella storia della medicina. Ma ricordatevi, eh certo, ma ricordatevi che vi garantisco che la psichiatria non è per niente una, diciamo una specialità che ha fatto gran, le più grandi stronzate della terra vi garantisco che se voi eravate a inizio secolo e avessero dovuto tagliarvi una gamba da svegli per una cancrena non vi divertivate per niente quindi la medicina purtroppo in passato ha commesso qualche cosa che era il meglio che poteva fare in quel momento e che adesso col senno di poi insomma sembrano sembrano delle, delle barbarie e lo erano in effetti ma all'epoca erano la migliore qualità di linea guida che c'era chiaramente quindi, questo è per parlare della depressione resistente. Questa domanda la spengo, eh, Stefano. Volevo aggiungere una cosa, però, rispondendo a questa domanda anch'io. Le depressioni che... resistenti, mi confermerà Valerio, che sono comunque rare. Quindi, per la maggior parte delle persone che ci seguono, che sono anche i, i, i miei pazienti più tipici, queste terapie eh, finali. Eh, l'ultima salvaguardia per la vita non è la fine che fa la terapia elettroconvulsivante oppure certo. i, i farmaci, le monoaminossidasi per la maggior parte delle persone che si rivolgerà a uno psicoterapeuta o a uno psichiatra nel 90% dei casi, Valerio perlomeno quello che vedo nel mio studio anche di, non più, anche di, più. Anche di più non si va mai incontro ad una depressione resistente Normalmente l'episodio depressivo, sia che abbia una forte componente reattiva, un disturbo dell'adattamento, una distimia, con una psicoterapia ben condotta, dove si modifica lo stile di vita, si modificano quei pensieri irrazionali, quelle credenze irrazionali, quelle strategie per affrontare i problemi della vita eh, nella maniera più efficace, nel giro di pochi mesi consente a volte nelle depressioni, diciamo, moderate in su, con l'aiuto anche importante di un SSRI, di un SRNA, questo poi se ne occupa lo psichiatra, di uscire da questo episodio depressivo, modificare la propria vita in maniera stabile, riconoscendo i segnali prodromici se sta per riaccadere un'altra crisi. Perché se noi chiaramente tendiamo, che so, immaginiamo una depressione perché poi le cause poi magari parleremo delle cause più tardi, no? Eh, le cause immaginate di una depressione tipica di un narcisista, quindi non una depressione tipica di una personalità depressiva, quindi con sensi di colpa, eh, tendenza ad attribuirsi, eh, la causa di tutto ciò che di negativo accade all'esterno. In una depressione tipica, in chi ha una forma di narcisismo elevata, patologica, eh, la depressione Può avvenire in maniera ricorrente perché c'è sempre la stessa strategia che quell quella persona utilizza per non entrare nel bambino vulnerabile, nel quale facilmente cade facilmente il suo sistema nervoso in uno stato di depressione. Smette, diciamo, di produrre varie sostanze che ci danno gioia, allegria e voglia di vivere. E in questo caso una depressione resistente la si evita proprio. Facendo una psicoterapia che mira a modificare i pensieri razionali, a riconoscere quali sono quegli schemi operativi che sono presenti da molto tempo nella persona, fare degli esercizi di cambiamento, gestire le proprie emozioni e poi quei significati depressivi, quel nucleo depressivo tende a lasciare spazio a una vita piena di serenità e di capacità di gestire difficoltà della vita che poi non portano più ad altri episodi depressivi nel corso della vita. Questo è molto importante spiegarlo che succede nella stragrande maggioranza dei casi. Visto che in questi diretti abbiamo parlato tantissimo di Covid, è come se adesso pochi minuti fa Valerio il dottor Rosso si è mh, approfondito un attimo i casi quelli gravi, come se noi parlassimo di Covid in quei rari casi di una persona su cento che veramente rischia di morire che è una questione di vita o di morte però la depressione o I sintomi depressivi in generale, proprio come nel Covid, facendo una somiglianza, nella maggior parte dei casi è gestibile con grande attenzione, perché è un attimo a, a finire in una situazione più grave. Ma generalmente, diciamo, la maggior parte delle persone che vive questi sintomi depressivi, che durano da più di due settimane, con una buona diagnosi, una psicoterapia ben condotta, e dai, nei casi moderati, anche con l'aiuto di farmaci, la scienza ha dimostrato che ha la massima capacità di riportare velocemente la persona in uno stato di serenità. C'è la Parole prossima, sante. Valerio? Parole sante, <ride> sai qual è il problema, Stefano? Stavo pensando mentre ti ascoltavo che io vorrei avere 10 te a lavorare insieme a me. Eh, per poter garantire anche alle persone che non hanno i soldi per fare psicoterapie private, che hanno giustamente un certo costo, no? perché tantissima gente eh, non ritrova nel servizio pubblico no? la possibilità di entrare in contatto con psicoterapeuti, chiamiamoli, eh, di valore e in numero sufficiente per far fronte. No? Quindi c'è tantissima gente che poi va eh, nel privato dove c'è. Il vantaggio di vedere persone come te ma c'è anche lo svantaggio poi di finire di non sapere con chi vai eh? perché quando il medico magari il medico di base ti dice tu devi prendere questo far ecco ti devi prendere un ssri ok non so il, la paroxetina la fluoxetina e dice una cosa diversa tu devi andare a fare psicoterapia ma stefano Aiutami un pochino anche tu eh, con le persone che ci seguono a fare chiarezza. Non vai a fare una qualunque psicoterapia, perché uno se no si ritrova a fare anche cose strane, no? magari a farsi 15 anni di psicoanalisi. Eh? Ok, Mentre invece Ho visto dici cose un po' tu pazzesche. quali sono... Esatto, dici un po' le indicazioni, le, le psicoterapie che hanno più le migliori evidenze scientifiche per la depressione. La scienza... Ha dimostrato in maniera inconfutabile che per i disturbi depressivi, in genere, è la terapia cognitivo-comportamentale la più efficace che ha dimostrato la sua efficacia. Vero è anche che è facile parlo per il grande pubblico, è più facile dimostrare l'efficacia scientifica della psicoterapia cognitivo-comportamentale rispetto ad altre forme di psicoterapia. Io ho un approccio notoriamente integrato perché a seconda della persona utilizzo modalità diverse quindi generalmente quando si tratta di diciamo di depressione maggiore o di disturbo dell'adattamento con umore depresso utilizzo quasi sempre nella maggior parte dei casi un approccio cognitivo comportamentale con alcuni esercizi di gestalt molto utili e, tuttavia ci sono casi in cui è davvero molto importante soprattutto in quelle depressioni che hanno una base narcisistica perché io ho avuto degli episodi depressivi e eh valerio che mi segue lo sa quando avevo 18 anni e le mie quando ho avuto i miei durissimi episodi depressivi a 18 anni e così via ehm, mi ero assolutamente convinto Già all'epoca a 18 anni di avere un, un disturbo depressivo maggiore che poi mi ha portato a studiarla con molta lena per tutta la mia vita. Eh, questa malattia, mentre la mia è di origine narcisistica, ho avuto dei tratti narcisistici che ho dovuto sviluppare per sopravvivere nella famiglia che mi era capitata di vivere. E quindi è facile che andavo in quel tipo di depressione eh, che durava poco ma molto intensa dove non c'era mai assolutamente il senso di colpa per esempio che è un, un, un aspetto cognitivo tipico della depressione maggiore non c'era senso di colpa in me io non mi sono mai sentito in colpa anzi troppo poco no visto che chi ha un po di tratti narcisistici lo percepisce poco il senso di colpa ma prevaleva il senso di abbandono di vivere il mondo come in ospitale ad esempio bene in questo tipo di depressione che hanno un'origine, diciamo, narcisistico su cui poi mi piacerebbe tornare dopo perché la depressione, come Valerio ben sa, sta cambiando, cioè molto più spesso trovare il fondamento psicodinamico di alcune depressioni è più basa basato oggi sulla paura di non farcela piuttosto che sul senso di vergogna e di colpa. Cioè cado in depressione perché non sono stato abbastanza, non potrò mai riuscire ad essere abbastanza per questo mondo così complesso, così dove bisogna essere in competizione, no? Come è accaduto è molto, al mio paziente. molto, molto corretto, molto, molto corretto quello che dice. Sono cambiate le depressioni all'epoca nelle quali le studiava Freud o i primi psicoanalisti. Oggi è difficile trovare la depressione da senso di colpa, dove la persona per motivi anche religiosi, quindi cadeva in depressione perché aveva degli impulsi sessuali che magari... Eh, non accettava, gli avevano insegnato fin da piccolo che era cattivo, sbagliato, sporco. Oggi troviamo delle depressioni dovute a dei giovani che hanno talmente paura del futuro e il futuro appare più come una minaccia che come una promessa, che si stressano tantissimo, sempre con la sensazione di non essere all'altezza, un po' come una rana in assenza di gravità sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sente questa mancanza di appigli si muove e gira gira si, si crolla verso l'episodio depressivo. Inizia l'insonnia, disturbi del sonno, le persone continuano con quel, quelle strategie inefficaci per affrontare, non si fermano ad ascoltare le proprie emozioni, quindi non cambiano stile di vita, non capiscono che è ora di fermarsi, di affrontare un amore che non sta funzionando, una relazione che non sta funzionando eh, un lavoro che non ci sta portando dove i nostri bisogni di autorealizzazione ci spingono e quindi arriva questo tipo di depressione. Quindi, in questi casi, torno all'inizio: utilizzo più un aspetto psicodinamico, una psicoterapia più psicodinamica, a volte anche con l'utilizzo proprio del lettino classico, non faccio proprio psicoanalisi, ma una psicoterapia psicoanalitica. Eh, un po' con la gestalt perché rimango un terapeuta eclettico che utilizza gestalt, terapia rogerziana, in caso di difficoltà, sono varie tecniche che Valerio sicuramente ecco, asseco... bisogna avere un approccio sartoriale. Anche perché le persone chiedono cose diverse. Ci sono persone che chiedono semplicemente "So dottore, che ho bisogno di un lungo lavoro dentro di me", ma le chiedo soltanto di darmi la possibilità di arrivare al mio matrimonio l'anno prossimo in uno stato di serenità, adesso che i miei figli sono piccoli perché non ho più voglia nemmeno di vivere. Ci sono altri che invece hanno una depressione più lieve e decidono di lavorare più approfonditamente sulla propria storia, passando anche delle sedute in cui si rinarra il proprio passato per capire i meccanismi della memoria traumatica, perché poi seguo molto questo concetto cioè si riattivano in noi stessi schemi, oggi tra l'altro completamente eh, sovrapponibili con la visione più neurologica, probabilmente di Valerio, con la teoria polivagale, la teoria polivagale che ci fa sposare da questo punto di vista. Quando si va in depressione catatonica, si va dentro la funzione dorsovagale del sistema nervoso, che ci hanno permesso di riconoscere una cosa interessantissima che ci ha aperto un mondo negli ultimi anni, la teoria polivagale, cioè che il sistema nervoso non è, semplifico sempre per, per tutti gli ascoltatori, diviso in sistema parasimpatico o simpatico, come ci hanno insegnato all'università in maniera semplicistica, ma in sistema simpatico, mentre il sistema parasimpatico c'è il sistema ventrovagale e il dorso vagale. Il primo, il ventrovagale, che si attiva nei momenti di relax, di pace. E il sistema simpatico che è attivo durante un momento di stress o un momento di performance, come a me in questo momento, e poi c'è il dorso vagale, dove invece la persona è paralizzata, come il mio gatto, prima che ha visto per la prima volta mia figlia, quella piccola, ed è entrato subito in dorso vagale, si è accucciato sotto il divano e stava fermo e non lo trovavamo più. È una reazione dei mammiferi quello di catatonizzarsi. Di fronte a un pericolo reale o immaginato Mi sono dilungato, ci saranno tantissime domande. Immagino Valerio. Sì, io stavo cercando di, di raccapezzarmi perché abbiamo, da, avremo da rispondere per, per due giorni. Allora, ehm, ce n'era una interessante. Ehm adesso l'ho persa andando un po' nell'ordine Allora, tante che hanno a che vedere con una cosa che a me è molto cara che è lo stile di vita e, e la salute mentale ma quella la facciamo dopo perché quella è proprio una roba che, a cui ci tengo particolarmente c'era una domanda un po' provocatoria ma molto molto corretta e interessante ma adesso non riesco più a trovarla con precisione aspettate eh, se... vabbè ve, ve la riassumo eh, c'era un ragazzo una ragazza ora non ricordo che chiedeva, gli psicofarmaci sono prescritti troppo, eh, in maniera eccessiva? Sì, è vero, eh, non tutti, eh, in particolar modo gli antidepressivi, proprio per tutto il discorso che Stefano ci ha appena fatto, che vi ho fatto io prima, per una questione di, eh, per un inghippo diagnostico, ok? Perché se... Tu vai eh, a, eh, da uno psichiatra e, fa, e può essere che se non hai una psichiatra accorto, o se vai da uno psicologo, poi ti manda dallo psichiatra per te, se non sono psicologi, psichiatri, psicoterapeuti accorti, rischiano di eh, troppo semplicemente decidere che tu hai una depressione maggiore e grave, oppure che hai. C'è una via veloce che è quella dell'antidepressivo. Spesso l'antidepressivo, ve lo dice uno che lavora prescrivendo psicofarmaci, quindi il mio lavoro è soprattutto quello. Eh. Eh, Stefano, tu forse non lo sai, la mia una, in realtà è una formazione psicodinamica. Io ho fatto una scuola sì, di sì. specialità. Che io ho dovuto studiare i, i farmaci dopo essere uscito, quindi eh, perché noi eravamo totalmente freudiani. Avevo un professore che ci ha fatto fare Freud in tutte le salse. Quindi. Però ripeto: quindi il mio lavoro è prescrivere i farmaci. Però effettivamente sono iperprescritti: eh, perché si fanno troppe prescrizioni di depressione maggiore e poche di tutte le altre forme depressive che Stefano, in maniera eccellente, vi ha appena illustrato, inclusi i disturbi dell'adattamento, che sono un pallino comune, mio e di Stefano. Eh, e tutte le varie depressioni che hanno sfumature fortemente... Attinenti a eh, alterazioni di personalità, disequilibri eh, narcisistici, disequilibri che hanno a che vedere, ad esempio, col disturbo borderline, no? che è un'altra forma ancora di depressione, no? che è una depressione che ha a che vedere con l'inconsistenza dell'identità, con l'intolleranza alle frustrazioni, quindi ancora altre forme. E il borderline, agli antidepressivi, ad esempio, non risponde bene. Eh? In realtà, un'altra ecco, un persona chiedeva del borderline. Adesso il discorso è veramente lungo, Stefano, forse non è meglio partire. Però vi dico che il disturbo borderline deve fare psicoterapia. Il vero disturbo borderline, deve fare psicoterapia, è psicoterapia fatta bene in maniera intensiva e con una presa in carico. Difficilissima. Difficilissima, indubbiamente. È la nostra storia. È come la neurochirurgia. È come la neurochirurgia di precisione eh sì. della chirurgia. Difficilissima. Ecco, un Molti, infatti, cosa i miei colleghi che... non seguono. Un'altra cosa che, che Stefano ci diceva prima, che io su cui concordo, anche se ho una visione un filino diversa, è il fatto di essere eclettici. Eh? E questa è una cosa assolutamente fondamentale e Stefano probabilmente più lo conosco e più ne, ne vedo il valore, ne vedo la poliedricità. Eh? Diciamo che in linea teorica, se andiamo a vedere cosa ci dicono tutte le grosse scuole eh, su cui poi si basano i grandi testi, è che là, eh, sarebbe meglio non condensare tutta questa poliedricità su un'unica persona. Eh. In realtà l'idea eh, è quella di avere una buona equip di lavoro, no? quindi eh, vi faccio un esempio. Eh, io sono un forte sostenitore del, della salute mentale pubblica, anche se ha dei problemi, indubbiamente, eccetera. È il primo problema, come dicevo prima, è che ci sono pochi psicoterapeuti. Il primo problema è questo. Però in una, in una, in una situazione di, di, di salute mentale pubblica abbiamo lo psichiatra che è un pochino il manager del caso, poi lo psicologo, psicoterapeuta che è la figura a mio parere più utile, più interessante, poi abbiamo anche nuove figure come l'educatore. Il TERP, no? il terapeuta della riabilitazione psichiatrica, l'assistente sociale, perché alle volte basta mettere in quadro qualche cosa, una persona soverchiata no? da difficoltà economiche, che è una delle prime fonti di stress di noi esseri umani di questi tempi. Eh? Se, se vi capita, io ho fatto un video sul, sul mio canale YouTube, dategli un'occhiata su, su quella che io ritengo. Maniera, questa è un'opinione, eh, a... però ritengo che sia una delle prime fonti di strada che sia la questione della gestione economica. No? Siamo vittima di un sistema, di un enorme marketing mondiale, no? di un enorme funnel che ci porta a estrarre i nostri soldi e a gestirli male, eccetera, eccetera. Quindi un assistente sociale può essere utile anche per questi aspetti. Diciamo che un'equipe di lavoro, un pochino come è Stefano, one man band, che però probabilmente sono sicuro che riassumerà vari pezzettini, assolutamente. Ancora... Collaboro con tantissimi qui a studio, con tantissime figure ecco diciamo questo è l'aspetto che probabilmente un'equipe privata vincente. che c'è qua nel mio studio ah, ah grande eh, questo non lo sapevo quindi sì, questo sì, indubbiamente eh, sono completamente un... d'accordo è un aspetto quindi ulteriormente vincente. Eh? Questa sera Stefano mi sta stupendo, perché devo dire che eh sì. ho conosciuto una persona davvero incredibile. E, altri aspetti, però, interessanti, sono tutti quelli che parlano di stile di vita. Eh? Perché la depressione, in particolare, i disturbi dell'umore, eh? i surbi dell'affettività risentono fortemente dallo stile di vita. Quindi si stanno sempre di più ehm, consolidando l'ipotesi che ci possa essere una nuova figura professionale, che è quella del lifestyle designer cioè quello che disegna e aiuta le persone a fare tuning, a mettere a posto le varie dimensioni del, dello stile di vita che sono sostanzialmente i cinque pilastri di cui io parlo sempre, quindi l'attività fisica, l'alimentazione, perché ricordatevi che l'alimentazione e la salute mentale hanno tanti tanti aspetti in comune, eh? una dieta antinfiammatoria è fondamentale durante un episodio depressivo per favorire quantomeno quel pezzetto, eh? idem l'attività fisica se uno riesce, eh? quindi che hanno sempre a che vedere col termine compatibile è eh? attività fisica compatibile alimentazione compatibile poi Molto importante l'igiene del sonno, la cura del sonno, eh? la gestione delle sostanze di abuso, come dicevamo prima, quindi alcol, caffè, nicotina, eccetera. tutte queste cose qua che quando chiedi a una persona, ma lei eh, usa delle droghe? Ma no, dottore, ma si figuri, Poi gli chiede, mi dica un pochino, ma come minimo fumano, eh, bevono alcol, prendono 5.000 caffè, come minimo hanno la tripletta eh, classica dell'Occidente. E poi magari, ogni, ma sì, ogni tanto capita, sa con gli amici, due righe, facciamo, insomma, eh, quindi, insomma, uno va a vedere bene, queste cose ci sono. E poi infine, un aspetto veramente importante, è la regolarizzazione dello stress, eh, che quello già di per sé potrebbe essere un lavoro che, eh, come dire, uno psicoterapeuta che lavora bene può fare davvero tanto, quindi suggerire strategie, aumentare la capacità di coping, insegnare a fare, che ne so, mindfulness, tecniche di rilassamento, eccetera, eccetera, quindi gestire bene lo stress è un aspetto davvero importante, eh. Quindi questo per dire, perché c'erano Stefano varie domande su questi aspetti qua, no, se io dormo male, se io mangio male, no, ho sentito tutte le persone che Adesso le sto perdendo perché stanno arrivando a raffica. Eh? Adesso provo ad andare in fondo. Se, a vedere si dorme se, riesco... male, se si dorme male parlando generalmente, se si dorme male, si mangia mm. male, se mh, non si vive un pochino a compartimenti stagni, come dico sempre. Anche se questo mio discorso sembra che spesso voglio, vorrei trasformare le persone in automi, ma in realtà noi dobbiamo concentrare. La nostra vita divisa in tre parti, otto ore di sonno, otto ot ore di lavoro e otto ore di svago, non smetterò mai di dirlo. Succede troppo spesso che oggi ci sono persone che stanno a spasso e non lavorano, quindi non hanno i propri bisogni di autorealizzazione soddisfatti, non hanno progetti per la propria vita e quindi questo favorisce molto l'entrata dentro un episodio depressivo di vario tipo. E nello stesso modo ci sono persone che lavorano troppo e quindi non staccano mai il telefono, sono perennemente connessi, un po' come lo siamo stati adesso, io e Valerio, in queste ultime ore, no? Perché aspettando eventuali problemi tecnici, perché era la prima volta, il nostro corpo era un po pronto a fare questa diretta. Per lo meno io, Valerio, è ormai è talmente famoso e talmente abile che non avrà avuto la minima tensione, no? Però ero completamente frizzato io Stefano prima che partissero sì? ah sì, <ride> <ride> ma noi siamo bravissimi che problema c'è però insomma è, è stato lavoro no cioè dalle 5 e mezza per me che non sono tornato a casa fino alla diretta ufficialmente non ho lavorato ma il cortisolo io l'ho prodotto però infatti mia Certamente. moglie che è venuta qui a trovarmi e che è di là mi ha detto ma Stefano ma quanto sei agitato No, guardi, sono contentissimo, sono emozionato perché di solito io faccio interviste con persone che non sanno proprio niente. Invece, per, per una volta, faccio con un vero maestro della psichiatria italiana. Eh, Preparati, tu sei troppo gentile, sei troppo gentile. Steve. Eh, beh, ecco sì, beh, ma tu lo hai dimostrato, sono fatti. Cioè, basta vedere i tuoi video su YouTube e sono alla pari di quark. Cioè, quello è il valore. Non te lo sto dicendo per. Mi piace Però... questo. <ride> eh bello. Sì, cioè, Quella è. So cose spettacolari. cioè, io aspetto che esce un tuo video su YouTube, quelli di Amedeo Balbi, grande astrofisico. Mm. Quindi io. E già che è vero. Mia... Tu sei appassionato di astrofisica. La prima volta che ci hanno visti, stavi aspettando una diretta alle due di notte. Mi ricordo. È vero che andavano nello spazio E, proprio... mm. e, e lo sai con chi andavano, con chi si stavano preparando. Quei quattro che andavano nello spazio, i primi quattro civili nello spazio, proprio con uno psicologo lifestyle designer, come lo hai definito mm -hmm. tu. Che gli diceva a che ora andare a dormire per raggiungere il massimo grado di performance prima della partenza per, i, per le tre orbite intorno alla Terra, perché lì sbagliare quello, sbagliare i bioritmi di quelle persone, mandava a quel paese la missione, eh. La performance, che cosa interessante, cosa interessantissima. Ma... Il succo è che, che se io che te Valerio siamo grandi appassionati di divulgazione scientifica. Quindi... Sì e stavo pensando prima hai detto una cosa su cui ti chiederei una piccola specifica perché è un altro dei miei pallini. Tu prima hai parlato di passione. No, sì. di, di desiderio, mi viene da pensare. No? E io trovo che un elemento fortemente protettivo rispetto ai episodi depressivi, sia la presenza di una grossa, la definirei passione, di qualcosa che fa veramente battere il cuore. No? Quindi qualcosa che ci porta a desiderare realmente qualcosa. Cosa ne pensi tu? È importantissimo la vita, come ci ha insegnato Frank, il creatore della logoterapia, no? una forma di terapia nata proprio. Da Victor Frankl, speriamo che la pronuncia sia giusta. Studiato tutti i libri, ma mai troppo. È aspettato. la mia stessa, se mai sbagliamo insieme. Speriamo che c'è qualche tedesco, Victor Frankl, no? Quindi una terapia che è basata sul senso della vita. Io sempre spiego ai miei pazienti che bisogna avere dei perenni obiettivi, e bisogna trasformare sempre i sogni in obiettivi. E la differenza tra sogni e obiettivi è la data. Quindi è una cosa fondamentale perché se non abbiamo un progetto e la capacità progettuale purtroppo si blocca durante un episodio depressivo, eh. Quindi il problema è che una volta che la serotonina è finita, diciamo, è più complicato, ma una volta che si è esaurito quel carburante, perché ormai siamo caduti nel pozzo, bisogna chiamare il dottor Rosso, rifarci ritirare su e allora però subito ripartire con un progetto di passione perché è il desiderio che ci spinge e spesso si vende pressione proprio in alcune crisi della vita per esempio nella mia famiglia per fare un esempio personale si sta vivendo una crisi cioè un, un nuovo equilibrio si deve creare mia figlia sta per andare a fare l'università fuori e quindi la famiglia da quattro diventa da tre e di conseguenza questo in alcune persone predisposte a me non accadrà a mia moglie però un po' la... perché il suo ruolo di madre, che viene un pochino a mancare, una figlia va via, è donna, da adesso in poi vivrà fuori casa. Questi cambiamenti devono... è protetta mia moglie o chi che sia di voi se sa che quella sarà una crisi che può portare facilmente a un episodio di tipo depressivo, se una persona è predisposta psicologicamente e geneticamente. E quindi sviluppare già prima una nuova passione. Io infatti ho fatto detto: prendiamo il gatto. È per questo che qui c'è la piccola Vega, di cui mia moglie si è appena innamorata in questi due giorni. Il che il nome un è strepitoso gattino. è Vega, cioè no. non mi aspettavo diverso. Non può essere: i miei gatti nella vita avranno sempre nomi di stelle. Vega, Altair, Deneb, sono nomi bellissimi. Arabi, bellissimo. Ecco, vedi Stefano, stavo guardando adesso che c'è un fortissimo, a parte che, lasciami dire una cosa, dobbiamo ringraziare Rossella Capri perché è veramente merito suo se stasera siamo qua, quindi sì, grazie sì, Rossella sì, sì. di cuore. Grazie eh. davvero, sì sì che ci ha fatto ecco. conoscere. Sta vedendo che ha tantissimo presa sulle persone la questione del desiderio, della passione, perché è qualcosa che la gente sente, cioè senti che il desiderio, una vera passione, è qualcosa che ti salva la vita. E purtroppo. Eh, uno psicologo o uno psicoterapeuta probabilmente possono aiutare a coltivarla, possono aiutare a ritirarla fuori, a rinvigorirla, a dargli nuova linfa a vigore, ma è difficile riuscire a innestare una, una passione in certe persone. Ecco. Questo è il motivo per cui fin da piccoli i bambini devono essere educati probabilmente alla passione, all'essere incuriositi, al metodo scientifico, alla ricerca, alla scoperta, no? al desiderare allo realmente qualcosa. Allo sport, allo sport, ecco, lo sport. Veramente fondamentale. Quindi ripeto, è davvero eh, importante. Eh, ecco, senti, questa persona dice una cosa che credo anch'io sta andando al cuore della questione. Ascolto con molta attenzione e tutti lo sanno, lo sappiamo tutti in cuor nostro che è questo il punto. <clears throat> Se io una vera passione, non invecchio, non mi deprimo, eh, mi ammalo meno, ho, ho una sono orientato no? come un vettore in una direzione davvero davvero appagante e non importa se raggiungerò il fine per cui mi sono posto no? questo, tutto questo sforzo è il, è il viaggio che mi sosterrà e mi farà stare bene e sicuramente in questi casi qua è molto più importante per rinvigorire la persona uno psicoterapeuta che uno psichiatra che vi tira delle bombe psicofarmacologiche Su oggi, oggi per esempio Valerio proprio parlando di questo del discorso delle passioni c'era una mia paziente che è depressa, ha una personalità depressiva, che è una cosa diversa e non c'è nel DSM5 noi in America, i nostri non c'è più, più, non c'è più, perché in tempo c'era disturbo depressivo 3, di personalità no? di, nel 3, e c'era in appendice nel 4, eh già, e adesso, però, non c'è più no. il disturbo depressivo di personalità, no. però, è quella la diagnosi che che nella testa mi dico disturbo distimico, questa persona ha delle Sì, passioni, disturbo ma... distimico potrebbe essere un sostituto sì. adeguato. Quindi. Eh, ma qui i teorici... Vabbè, questo è un discorso nostro. Bastassero due del, parole per pieghe. definire la, la complessità no? Dele, di chi ti trovi davanti. L'importante è quelli sono costrutti, lo spiego a tutti. Queste parole, a volte difficili, o questi termini, non ci servono per etichettare le persone... E dare dei giudizi di valore servono semplicemente questi termini per far prima parlare tra me e valerio tra valerio e il professor volker eh, negli stati uniti o un collega belga a cui sto per inviare un paziente che si trasferisce per lavoro è per questo parliamo della stessa cosa anche se facciamo due professioni simili ma diversi tra me e rosso parlare di depressione resistente o di disturbo depressivo di personalità. Non c'è nel TSM 5 oggi, però io e Valerio che l'abbiamo studiato sappiamo che significa. Quindi già ha capito lui questa donna che sto seguendo, che ho visto stamattina che problema ha. Ha delle passioni, ma non credendo minimamente in se stessa questa ragazza, tende a volare perennemente basso. È una donna carina, intelligente, ha sempre avuto il sogno di fare, dico una cosa diversa. La fisioterapista in realtà altro, mm. però lei è convinta di non essere all'altezza mai di poter fare una semplice scuola di fisioterapia, quando l'adorerebbe tanto, perché tanto lei non ce la farebbe. Quindi non solo è importantissimo avere delle passioni, ma a volte è riuscire a partire nel realizzarle, perché spesso il problema è un blocco alla partenza in chi soffre di depressione, quella di personalità, che proprio si vola a basso. Ci si accontenta di un partner in questo tipo di persone che non fa apposta per noi, ma ci accontentiamo perché non pensiamo queste tipologie di personalità di meritarci di più. Quindi ci mettiamo con una persona che non va bene per noi e quindi con il tempo certi bisogni verranno non soddisfatti e poi ci si fa l'amante per soddisfare quei bisogni che vengono a mancare provocando conflitti e quindi spesso anche depressione. Oh. È tutto complicato ma bellissimo. Però la cosa più bella con cui visto che stiamo a un'ora è sempre ricordare che oggi dalla depressione dottor Rosso potrà confermare può essere grave quanto vuoi, ma oggi sappiamo come curarla. Sappiamo esatto. senza dubbio anche nei casi più gravi tra psicoterapia, farmacologia, i nuovi studi, le nuove ricerche che noi sempre studiamo anche perché ho paura io di avere il prossimo di episodio depressivo posta l'interesse dello spravato di, di uscirne me ne occuperò io, stai tranquilla. grazie, se arriva <ride> mi no, stavo dicendo <ride> hai, stai dicendo più. veramente no, no, ne sono sicuro stavo dicendo eh, che è correttissimo eh, molte persone devono essere conce che al giorno d'oggi non riuscire a dedicarsi in maniera vincente a una depressione è lo definirei impossibile, eh? una volta revisionata l'aspetto diagnostico, revisionato l'aspetto terapeutico, affrontato tutti i possibili angoli, eh? tenete conto che ci sono anche tanti, ecco, io essendo in questo momento più ospite io di Stefano, no? che lui mio, devo portare un pochino di mia prospettiva, tenete conto che ci sono tanti angoli organici, con cui vedere la depressione, eh, alcuni farmaci, alcune intossicazioni, alcune patologie. Eh, ora è un mondo parallelo. Però ricordatevi che chi vi segue eh, deve sempre avere anche un occhio di riguardo all'aspetto organico eh, e non solo quello della patologia organica, ma quello di tutti i modi in cui l'ambiente e, e altri farmaci, no? Eh, antineoplastici, farmaci per il sistema immunitario, alcuni antibiotici, eh, non parliamo di tutte le terapie ormonali, sono tutti farmaci che possono risolvere in maniera eccellente alcune situazioni ma avere delle collateralità sul piano dell'umore importanti. Eh. Quindi se una persona viene vista in maniera olistica, questa è la parola d'ordine, cioè in tutta la sua interezza, eh, quindi possibilmente in un'equipe in cui lo psicologo parla col medico, che parla con lo specialista, che parla con chiunque abbia bisogno, incluso l'assistente sociale, eh? quindi con chiunque. Se noi vediamo le persone in questi termini qua completi, ricordatevi che olistico non vuol dire cristalli, omeopatia, eh, retinopatia, <ride> ecco, è tutta un'altra cosa, oppure no, quelli nuovi sono quelli della... Eh, della aiutami Stefano, quelli che... Io della con una novata quantico. I, quelli del, della, la, della la, medicina. Quelli quanti, psicologia quantistica. Ecco, quando sentite la parola quantistica in medicina è fuffa. Via. Scappate. Eh? Cristalli, comeopatia. medicina omeopatica. Scappate. Scappate. Eh? Quindi ripeto, se affrontate. Cigliere. Sai perché? Io ho, ho un'idea al riguardo, perché queste persone qua, con, nonostante facciano dei lavori che io disprezzo profondamente, hanno una caratteristica molto importante, ascoltano realmente la gente. Eh? Eh, I medici oh. avranno tutte le, le, le conoscenze della terra ma non sanno più ascoltare e parlare con le persone. Ti ritrovi ad andare da, da psichiatri che ti tengono 5 minuti. Come fai a capire ma minimamente qualunque cosa in cinque minuti? Eh? Come il tuo Mario collega di Pisa. Eh, che non io non faccio nome. nome. No. No, no, Però ci sono Però persone che cinque minuti un hanno capito. Mario a Pisa che cinque minuti una mia carissima amica, un luminare vicino alla torre di Pisa, un tuo collega ce che ne so, ce... a... ma come fai no. a fare una diagnosi in cinque minuti? Fatti pagare di più. E, 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 se sei tra richiesta a un certo punto, sì, ma e, che... fai una visita a Pisa, Milano, Roma, li trovi un po' ovunque, persone che in 5 certo. minuti hanno capito tutto, che sbraitano, certo. che pontificano. Tutto quello... Però ripeto, il, il punto non è questo, il punto è cercare di andare da persone che ci dedicano un tempo adeguato, eh, che ci fanno sentire, come dire, anche accolti in relazione fra di loro. Eh. La psico, la, non siamo dei dermatologi, anche i dermatologi per me in cinque minuti non fanno molto, però ripeto: un dermatologo vede un nevo, si può fare qualcosa. Uno psichiatra non può, cioè non ha la possibilità di capire tutto. Eh? Quindi ripeto: la, quello che ha detto Stefano è fondamentale. Eh, la, dalla depressione se ne esce, si esce dal 99% dei disturbi psichiatrici in qualche maniera, nel senso che anche quelli che non guariscono, come può essere la schizofrenia, ci sono situazioni in cui davvero si può fare tanto, 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 in cui le persone si riappropriano della loro vita, riescono a ritornare a una, un buon livello di, di qualità di vita, riescono nuovamente a desiderare, ad avere passioni, ok? e questo è veramente importante. Eh, non, non, non siamo più in un Un'epoca in cui lo psichiatra deve essere visto come la persona che blinda, che chiude. Lo psichiatra, lo psicoterapeuta, lo psicologo fanno una cosa semplicissima: cercano di riportare libertà nella vita delle persone. Perché un disturbo mentale porta a costrizione, porta a chiusura. Eh? Il fine ultimo della salute mentale, della psichiatria, della psicoterapia è quello di portare libertà. Ricordatevelo sempre. Eh? Bellissima questa definizione, è così. Abbiamo altre domande, Valerio? Sicuramente sì. Ne scegliamo sì, allora, altre due prima di tutto. C'è tantissimo. C'è sì, tantissimo feedback sulla questione del, della passione. Quindi vedi che le cose stanno, stanno. Stanno andando in questa direzione. La gente sa che è questo, lo sente eh, in maniera allora. Eh, vabbè, ci sono un po' di critiche, ma è, peraltro anche condivisibili. Eh. Vabbè, facciamo così, facciamo, partiamo da una tecnica, le patologie tiroidee sono molto impattanti sulla depressione, cosa ne pensate? Sì, è vero, eh, do una risposta io rapida, eh, patologie tiroidee sono impattanti sia sulla depressione e ricordate che sono spessissimo correlate al disturbo bipolare, disturbi d'ansia, in acuto chiaramente, quando c'è la tirotossicosi, però ricordatevi che ehm, dis disordini della tiroide sono spessissimo correlate con anche il disturbo bipolare. Eh? Vediamo una che possa essere rivolta a Stefano. Allora, eh, Bella Nedoni. Vediamo un attimo. Eh, ce ne sono tante. Eh. Quella che vuoi. Beh, vediamo un pochino qua. Ecco, sentiamo un po' questa, Stefano. Te la leggo. La trovo interessante. Sì, sì. Un grosso problema purtroppo è anche l'anedonia. Secondo me troppo poco considerata. Sentire che le proprie passioni non ci accadono più dentro è qualcosa di terribile. Trovare rimedio è difficile. Provata sulla mia pelle l'anedonia. L'anedonia mm. è uno dei sintomi, dei segni più importanti della depressione e anche del disturbo dell'adattamento con umore depresso, eh? E anche delle fasi depressive del disturbo bipolare, è la mancanza di piacere. L'ho provato purtroppo, dopo quel lutto irrisolto di mia nonna per incidente stradale che ci avevo litigato proprio il giorno prima che morisse. Tutto improvvisamente, nel giro di pochi giorni, aveva perso di piacere. Quindi. Tutte cose che mi hanno sempre dato piacere, la pizza con gli amici, un viaggio, non mi riusciva a provocare il minimo piacere, neanche fare l'amore o mangiare il piatto che mi piaceva di più. Ma attenzione, l'anedonia, e qui ci aiuta Valerio: è la prima cosa, oltre il sonno, che si regolarizza proprio con l'aiuto farmacologico. Norma dimmi se sbaglio. Con gli SSRI, cioè gli inibitori... È considerato addirittura un della... sintomo sentinella, quindi insieme al sonno. È un sintomo sentinella, appena inizia... I pro... problemi del sonno sono i primi. Normalmente la prima cosa che appare è il sonno che non va, o insonnia ritardata nella depressione, o insonnia centrale, oppure risvegli precoci, cioè che ti svegli prima della sveglia, da me ben conosciuti, già con la testa che rimugina. Infatti a volte chiamo la depressione la malattia del rimuginio, perché è questa una caratteristica fondamentale, Valerio, eh, confermami, la rimuginazione Totalmente. è un aspetto molto importante. Si passa la giornata a rimuginare su niente, perché evidentemente il cervello è entrato dentro questo stato di funzionamento e l'anedonia è uno di quelli. Il nostro amico Rick c'è cioè Ricche Morti da vedere, eh, ci scrive che è qualcosa di terribile. Trovare il rimedio è difficile. In realtà, no. In realtà, no. È un rime il rimedio è molto semplice. Allora, innanzitutto, io, come psicoterapeuta, la prima cosa che dico a livello pratico, concreto, che posso fare da psicoterapeuta è praticamente obbligare la persona ad andare a camminare la mattina a basso svelto per almeno un'ora. So che chi è. Anche chi è anedonico spesso non ha l'energia per farlo, però, quanto è più possibile? È difficile che si esce dal mio studio senza queste indicazioni di base, okay? quella di andare a camminare perché produce endorfine naturalmente per combattere l'acido lattico e questo per quanto i primi passi è qualcosa di orribile, l'anedonia diminuisce molto poi, se ci aggiungiamo con l'aiuto di Valerio in alcuni casi. Degli antidepressivi nel giro di 15 giorni, nella maggior parte dei casi, se ti va bene, l'anedonia è una delle prime cose che passa. Ti può rimanere mattina, corretto. Ti puoi svegliare la mattina che stai ancora con l'anedonia, ma durante il giorno, se si prendono farmaci, poi nel frattempo si fa una psicoterapia, ovviamente, per rivoluzionare tutto, eh capire le cause che ci hanno portato in questa situazione di merda, fare in modo che non accadrà mai più cambiando stile di vita, elaborando determinati conflitti. È ora di cambiare lavoro, è ora di mandare a quel paese la suocera, è ora di cambiare moglie marito, è ora di vedere le cose da un altro punto di vista, è ora di preoccuparsi meno di altre, di dare più importanza ad altri aspetti della vita, a crearsi dei progetti. Però l'anedonia non è la cosa più difficile, anzi... In generale credo che si possa dire nella depressione e nell'anedonia per quanto mentre la vivi sembra eterna, immutabile e senza fine, in realtà durerebbe 15-20 giorni se una persona ricorresse al nostro aiuto in breve tempo appena i primi segnali che qualcosa non va. Lasciami dire una cosa, totalmente vuoto tutto. Ehm, una cosa fondamentale è che se l'anedonia persiste, probabilmente, dico probabilmente, è da rivedere l'aspetto diagnostico. Eh. Vedo che Stefano è scomparso, c'è stato qualche problema, io ne approfitto. <clears throat> Per le persone che ci stanno ascoltando, perché vedo qua una domanda eh, da iltuomedico.net, ehm, quale interazione in tutto questo tra psichiatria e medicina del territorio? Questa è una domanda fondamentale, cioè qual è il ruolo dei medici di base nel passaggio da una situazione di disagio da meglio definire al poi approdare a uno specialista? Eh? Sei ritornato. Stavo dicendo Stefano. Una cosa importante, ecco. Eh, non so se conosci Mi questo, questo nuovo canale. Sì, benissimo. Mi sentite? Meno male. Eccolo, il microfono, come avevi detto te, Valerio. Stai attento al microfono. Ho caricato l'altro, ma questo non ha retto. Ti stavo dicendo che mentre ti aspettavo, non so se hai mai visto questo nuovo canale YouTube, il tuomedico.net, io lo consiglio a tutti quelli che ci stanno seguendo perché sono dei medici di base che stanno facendo un lavoro di divulgazione assolutamente strepitoso. Quindi iscrivetevi eh? subito al tuomedico.net e credo che questa domanda qua, adesso mi voglio mettere in contatto con loro perché ho intenzione di affrontarla in un live. Magari anche insieme, se tu ne hai voglia, quale interazione è tutto questo tra psichiatria e medicina del territorio? Cioè, i medici di base possono avere un ruolo fondamentale, una sorta di cancello di ingresso in cui possono dare le migliori e più appropriate indicazioni per arrivare al giusto specialista per risolvere un problema di salute mentale. Io credo che il medico di base sia una persona di assoluta importanza, e da quello che ho visto, i due ragazzi che stanno dedicandosi a questo canale, che sono due medici di base, lo fanno totalmente gratuita, in maniera. Passionale, eh? iscrivete, andate a dargli un'occhiata. Stefano. Non so se tu sei d'accordo, direi che il tempo è volato, eh? siamo un'ora e dieci. Probabilmente l'attenzione è stazione. Abbiamo finito l'introduzione sulla depressione. Faremo un'altra. Ci rivedremo insieme. quindi. Oh, è un argomento perfetto. troppo importante. C'è tutta la Sarà psicoanalisi così. della diagnosi mm. psicoanalitica, eh, la parte anche sei psicodinamica sì. che hai studiato anche tu. C'è da parlare una vita. <ride> Rimaniamo allora dell'idea di andare avanti. Eh? ci sono anche altri capitoli tu aspetto bipolarità insomma c'è tante cose io direi che da, da qua a qualche tempo eh, ci si rivede e noi ci rivedremo anche prima però magari ci si rivede qua con tutti gli altri amici che ci hanno seguito per andare avanti e per dare un altro pezzetto di divulgazione alle persone per fare in modo che la consapevolezza e le informazioni scientificamente attendibili permettano di risolvere i problemi di salute mentale cosa che nel 2021 è assolutamente un must no? magari la prossima volta Valerio parleremo di paranoia, un argomento Questo molto mi importante. Piace, eh? Passiamo a parlare di piace. paranoia: interessantissimo, nel momento della nostra vita, della storia della psichiatria, che più l'abbiamo vista con i nostri occhi. Pensa quante persone hanno sviluppato già pronte e preparate delle paranoie, dei veri e propri deliri riguardo a tutta la questione della pandemia, chip, forchette attaccate al, al braccio, cose. Veramente abbiamo vissuto in questi due anni un'epoca terribile, ma nello stesso tempo affascinante, perché siamo come quei, quei dottori che hanno lavorato con i, i reduci del Vietnam, con il disturbo post-traumatico da stress. A noi ci è toccata nella nostra epoca di vedere eh, la paranoia durante la pandemia, la disinformazione, un aspetto psicologico, psichiatrico importantissimo. Stefano eh? più ti conosco e più ti trovo adorabile sei una persona che non, non, non mi lascerò scappare quindi ci vedremo super presto per stasera direi di ci salutare super tutti presto. io parto per la Liguria eh? quindi ci si vedrà poi nei prossimi giorni eh? Stefano Beato. un grosso abbraccio un grosso e... abbraccio chiudi tu a... rimani, okay. rim... chi... no aspetta io chiudo la live ma ti voglio dire due cose quindi resta un attimo nel backstage ciao a tutti ragazzi buona serata e buonanotte, ragazzi, ci vediamo presto chào 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 chào